sorprendente. Erminio ha passato qui i primi anni della sua vita come gli altri ragazzini di paese. Questa è la sua casa natale. La casa degli zii a Torrino. Le scuole a Trovo. Poi il liceo a Pavia, con Vittore del collegio Sant'Agostino. Poi, sempre a Pavia, inizia la facoltà di medicina. Lo zio materno, Carlo Campari, è la figura importante della sua formazione. Ah, certo, il mio Erminio. Questo era il suo nome prima di prendere i voti. Suo padre lo portò a casa nostra. Sua madre era morta di tubercolosi. Era il decimo di 11 figli. Lo accogliemmo in casa nostra come un figlio. Era un bambino tranquillo, bravo negli studi. Una consolazione per noi. Ero orgoglioso di lui, soprattutto quando mi disse che voleva diventare anche lui medico, anche lui all'Università di Pavia. Se non fosse stato per la guerra, forse si sarebbe laureato in 2 anni. Da 2 settimane faccio servizio in un ospedaletto da campo, in sala medicazione. Quale scempio della povera carne umana. Che ferite, che squarci, quante membra fracassate. Se vogliamo parlare di coraggio, mio nipote la prova la diede durante il servizio militare. Lui non ne voleva mai parlare. Forse perché da quel fatto la sua salute fu compromessa. Comunque, era la ritirata di Caporetto. Gli ufficiali medici della sua compagnia avevano abbandonato tutto il materiale sanitario ed erano fuggiti con i soldati. Erminio, non volendo che i medicinali tanto preziosi andassero perduti, li caricò su un carretto trainato da una mucca e, completamente solo, sfidando il fuoco del nemico sotto una pioggia battente, camminò per 24 ore verso la sua compagnia, che raggiunse quando ormai era dato per disperso. Gli costò una pleurite grave, da cui non guarì mai completamente. Io lo conobbi proprio in università. Per me fu un vero compagno di studi. Faceva parte del circolo cattolico San Severino Boezio. Erano tempi difficili, quelli. Molti giovani studenti conducevano vita dissoluta e sfrenata. L'ambiente era dominato dall'ateismo anche nelle concezioni biologiche alla base degli studi medici. Era diffuso un meccanicismo sostenuto in buona fede da menti assai colte di scienze profane e digiune di cultura religiosa. Vi erano però molti giovani esemplari per rettitudine e dignità. Erminio era uno di questi. Ho in mente un fatto preciso. Lo rivedo durante una sollevazione studentesca accostarsi ai cadaveri di 2 studenti uccisi, unico ad osare a farlo. Pregò su di loro, ritirandosi poi indisturbato. I dimostranti che erano ad una vicina finestra lo rispettarono, mentre spararono immediatamente ad un altro che tentò di avvicinarsi. Non fu solo prova di coraggio. Il 6 luglio, con l'aiuto di Dio, ho fatto la laurea in medicina e chirurgia con buon esito, terminando così il corso degli studi universitari. Il destino lo vuole medico condotto in un luogo di alta spiritualità, Morimondo, una condotta di abitazioni rurali sparse nel raggio di alcuni chilometri con al centro l'antica abbazia. Il calesse del medico percorre in continuazione i viottoli di questi campi. È ricca qui la natura, ma la gente che ci vive e lavora la terra è poverissima. In una lettera a sua sorella, suora Longina, San Riccardo scrive: se non fosse per la responsabilità professionale, dovrei confessare che il mio lavoro si assomiglia ora assai ad un divertimento. Pensa, infatti, se tale non si potrebbe fisicamente chiamare una tranquilla passeggiata giornaliera per belle strade ombreggiate e comodi sentieri, in mezzo al verde giocondo degli alberi e dei prati e fra i boschi disseminati dei più graziosi e variopinti fiori.
Come tutto questo richiama la illimitata e infinita bontà del Creatore, che con tanta generosità e prodigalità dissemina ed alterna tante bellezze a nostro conforto, diletto ed insegnamento. Consolazione al lavoro sono le lunghe ore passate in preghiera nella chiesa abbaziale. Preghiera, riflessione, meditazione sul gran libro sacro scritto nella pietra, in questi muri, dall'alta spiritualità cistercense. Questa è la casa dove si installa in compagnia della sorella Margherita. E proprio per merito della sorella Margherita che molte lettere di San Riccardo ci giungono intatte e conservate nel tempo. Già, che anni. In quel paesino sperduto nelle campagne della bassa milanese. Non aveva un attimo di sosta e non lesinava sulla propria disponibilità. Potevamo chiamarlo in qualsiasi ora del giorno e della notte. Era l'uomo della carità. Curava i corpi per giungere a curare le miserie dell'anima. Lavorava con gli uomini per la gloria di Dio. Aveva istituito una mutua per la quale gli iscritti pagavano 2 lire all'anno ed egli, scalzando questo misero compenso, li visitava in qualsiasi momento. Siccome poi la mutua non forniva le specialità, Riccardo ne metteva di sua tasca. Quando poi non pagava i conti persino dei suoi ammalati, dal panettiere, dal macellaio. Il risultato che a metà del mese non avevamo più soldi. Sua sorella, Suor Longina, gli aveva scritto di pensare al futuro, alla vecchiaia, agli imprevisti. E lui cosa rispose? Che investiva in un fondo sicuro con degli utili altissimi. Scoprì dopo che i suoi denari li investiva nelle missioni. I testimoni oculari io ho potuto intervistare nella mia vita il Liscan, che è stato lui che lo conduceva quando era medico, con il Calesse nelle sue varie visite. L'altro è stato il signor Doninotti, che è il papà di un sacerdote, che l'ebbe come maestro di dottrina. E potrei sintetizzarle così. Doninotti, mi ha detto lui, era interessato soprattutto alla nostra crescita cristiana. E per questo aveva un'immensa pazienza. Ma i discorsi che lo riguardavano erano solo quelli per la nostra crescita cristiana. E per questo lui s'affaticava, per questo intraprendeva letture, incontri. Ma in particolare mi ha colpito la testimonianza del signor Liscan, perché mi diceva prima che quando l'accompagnava ed entrava in una chiesa, tante volte lui doveva richiamarlo, perché non usciva più. Il secondo luogo, che tante volte aveva un regalo da un ammalato e lui dopo lo portava all'altro ammalato, e per cui tornava a casa con il calesse vuoto. Ma soprattutto quando io gli ho chiesto, ma secondo lei, San Riccardo, chi era? Che cosa muoveva la sua vita? Lui mi ha dato questa risposta. Notate bene che si tratta di un barocciaio, quindi uno che non aveva cultura particolare, che non studiava libri. E mi ha detto, per lui Dio era tutto. Ecco, mi è parsa la definizione più significativa, che un uomo molto semplice, ma che l'aveva conosciuto da vicino, ha potuto dare di San Riccardo. Era diventato il centro del paese. Per riunire i giovani fondò il Circolo dell'Azione Cattolica, mise in piedi anche un corpo musicale. Per l'acquisto degli strumenti andò personalmente a chiedere offerte di cascina in cascina e poi dava del suo. Ogni giorno frequentava la Santa Messa. Questo era ciò che lo muoveva. Una fede solida,
fondata sulle ragioni della certezza cristiana. Sono ormai quasi 10 anni che San Riccardo è diventato santo e io ho avuto la fortuna di essere là col Papa a concelebrare la messa in cui è stato canonizzato. Ecco, in questi anni poi la devozione a San Riccardo è aumentata, potremmo dire, giorno per giorno. E io vorrei sottolineare la concretezza di San Riccardo. In San Riccardo si vede la persona concreta, non una persona fuori dal tempo, ma uno come noi. Ha fondato l'oratorio, l'Azione Cattolica, ha fondato la banda musicale per i giovani, organizzava la pesca, la lotteria, cercava la pubblicità per il giornale della sua parrocchia, collaborava col suo parroco, aiutava, ecco, in chiesa a fare il preparamento, il ringraziamento, la comunione ai ragazzi. Era cioè una persona concreta in mezzo alle varie problemi del suo tempo. Aveva perfino la radio inventata da Marconi, era vicino agli uomini. Però, ecco, è un santo che aveva messo nella sua vita Dio al centro, pensare sempre solo al Signore e lasciare che il Signore pensi a noi. Questo era il centro della sua vita. Gli ammalati volevano il dottorino santo, ma ben inteso, il suo era un comportamento normale. Non indugiava in manifestazioni di pietà o di preghiera che sapessero di ostentazione. Eppure tutti guardavano a lui. Fu in quegli anni che prese i voti di terziario francescano. Nella speranza di diventare un po' migliore mi sono messo io pure sotto la protezione del serafico padre San Francesco, iscrivendomi al suo terzo ordine. 24 ottobre 1928. Pronuncia i voti ed entra nell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio. La nota che l'accompagnò nella sua vita, ma che si accentuò negli ultimi giorni, fu l'abbandono in Dio. Come aveva detto Lisca, Dio era tutto per lui. Ed essendo tutto per lui, anche nella malattia, la presenza che lo confortava era quella di Dio. Allo zio medico lui ha descritto la malattia, la febbre, i sintomi, ecco. Quindi era pienamente cosciente della propria situazione e tuttavia non si espresse mai con un senso di scoraggiamento, perché il suo sguardo era soprattutto su Dio. Direi che la vita eterna, l'amicizia di Dio erano una trasparenza palmare davanti a lui. E questo fu il motivo, a mio parere, del suo coraggio, della sua serenità, della sua capacità di incoraggiamento anche degli altri. Primavera 1929. La malattia lo sta consumando. Sono contento e felice di avere fatto la volontà di Dio. Siamo sulla via del cielo ed ora che mi vedo vicino a raggiungerlo, sono felice. È il 1930. Quelle stesse campane che con gioia avevano annunciato il battesimo di Riccardo, oggi dicono al mondo la morte del piccolo uomo e grande santo. La salma venne trasportata a Torrino e da lì, a spalla, fino al cimitero di Trivolzio. Quasi ogni giorno la gente veniva a prendere un po' di terra dalla tomba di Fra Riccardo per portarsela via. Poi la salma venne portata dentro la chiesa parrocchiale e oggi sta lì.
Nel 1949 si aprì il processo diocesano, nel 1970 quello apostolico a Roma e nel 78 Paolo VI proclamava l'eroicità delle virtù di Fra Riccardo Pampuri dei Fate Bene Fratelli. Nel 1981 Giovanni Paolo II lo beatificava e lo canonizzava nel 1989, causa rapidissima. La gente accorre nella chiesa di Trivolzio e apre il suo cuore a San Riccardo e scrive sui grandi registri parole di dolore, di speranza, parole e preghiere che invocano aiuto, parole e preghiere che San Riccardo porta a Dio come quelle che a lui rivolsero coloro che per lui ottennero da Dio il miracolo. Le parole di Adeodato Comanda e dell'architetto Ferdinando Michelini. San Riccardo Pampuri amava le missioni, anzi aveva una vocazione missionaria, e lo sappiamo che l'ha anche scritto, anche nelle lettere che scriveva la sua sorella missionaria in Egitto. Io non ho visto la suora, sono stato in Egitto anche perché poi ho viaggiato tanto per le missioni. San Riccardo non è andato in missione, sono andato io al suo posto, quasi quasi. Mi era in mente, un po' vago, non nettamente, ma che, ecco, io sono guarito miracolosamente da parte sua, ebbene io farò la sua parte. Certo, non posso fare il medico, ma sono andato a costruire, perché il mio lavoro era quello lì, ho costruito 60 chiese. Le parole e la fede dei genitori di Manolo Cifuentes Rodenas, che invocano San Riccardo perché il figlioletto riacquisti la vista. Il 14 dicembre, tornando dagli esercizi spirituali, ho avuto un incidente in autostrada e sono stata ricoverata in rianimazione con schiacciamento di cuore e polmoni, emorragia al peritoneo, varie contusioni e la frattura di due vertebre. I medici non davano molta speranza. E, i miei amici, appena hanno saputo dell'incidente, sono corsi da San Riccardo a pregare per la mia guarigione. Questa è avvenuta, adesso cammino, respiro, sto benissimo. Per noi, come ordine ospedaliero, una cosa bella di San Riccardo è che è un santo del nostro tempo. Lui è stato un professionista, un professionale, un medico, ma allo stesso tempo ha avuto dentro di sé questa chiamata del Signore che l'ha portato pian piano a desiderare consacrarsi a Dio come Fate Bene Fratello. E per questo, nella dedizione che lui fa ai malati, ma allo stesso tempo nella forma di vivere nel nostro secolo la sua consacrazione, per noi è un esempio prezioso anche come testimonianza per tutta la Chiesa, per la gioventù, ma soprattutto per le nostre nuove vocazioni. Per la gente della regione rappresenta un santo lombardo, un esempio di santità nella professione. Per me rappresenta una figura di riferimento molto molto importante, proprio la dimostrazione che la santità è possibile in ogni condizione di vita. Non è necessario essere preti o vescovi per essere santi, bisogna rispondere alla chiamata del Signore in qualunque condizione. Passeranno i secoli, ma le parole di Dio rimarranno in eterno.